Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Trovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico Non solo Roma. Siamo in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre per Radio Roma Television. Quanto ne sappiamo di body shaming? Si tratta di un termine coniato forse in tempi molto recenti, ma che va a raccontare nella sua accezione una pratica radicata nel tempo. Fare commenti il più delle volte sgradevoli e inappropriati sul corpo altrui. È un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più, complice ovviamente l'utilizzo dei social network, ma forse molti non sapranno che è in realtà appunto un fenomeno purtroppo radicato nel tempo. Quanti di voi ad esempio sono a conoscenza del fatto che fu colpita da questo fenomeno la grandissima diva Maria Callas? La soprano più famosa e amata di tutti i tempi soffrì per i commenti e gli attacchi perpetrati al suo aspetto fisico, tanto che arrivò addirittura a suicidarsi. Si parla oggi infatti di suicidio mediatico in un certo senso. Ecco, proprio quest'anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita e lunedì 11 dicembre si terrà un convegno Maria Callas e il body shaming, un'occasione per affrontare non soltanto questa tematica ma anche altre tematiche a essa correlate, come ad esempio il cyberbullismo e ovviamente il tema caldissimo della violenza di genere. Ne parliamo con chi ha curato e sta curando questa iniziativa incredibile. Dunque do il mio benvenuto in collegamento video a Virginia Barrett, attrice, regista ma anche presidentessa di Barrett International Group. Buongiorno Virginia, ben trovata a Non solo Roma. Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti i nostri videoascoltatori. Grazie per la tua presenza in questo spazio. Mi permetto di darti del tu, insomma, un evento che va non soltanto a raccontare forse la più grande diva di tutti i tempi, ma va ad analizzare, a sviscerare delle tematiche purtroppo molto calde, no? In questo periodo, in questo preciso momento storico. Sì, infatti Elisa, purtroppo il body shaming è una di quelle pratiche terribili di violenza psicologica perpetrate in rete nei confronti di donne di tutte le età. Parliamo anche nei confronti di ragazzine, quindi non solo di donne dai 40 anni in su, ma soprattutto questa pratica orrenda è rivolta verso giovani ragazze, che poi porta inevitabilmente a quelli che sono i disturbi alimentari, perché per cercare magari di dimagrire rispetto alle offese ricevute, magari di grassezza o al contrario anche di dimagrimento o altro, diciamo, da sole cercano altri metodi che non sono scientifici e medici per dimagrire in modo eccessivo e finiscono inevitabilmente in bulimia, in anoressia, quindi è una pratica che è molto pesante, molto grave. E va debellato. Noi abbiamo creato un gruppo nazionale che si chiama No Cyber Violence per il contrasto proprio alla violenza psicologica in rete e abbiamo un progetto che si chiama Il Lato Oscuro della Rete che porteremo avanti per tutto il 2024 ed è presieduto dall'onorevole Simonetta Matone. Questo gruppo presenta una serie di membri molto, diciamo, delle eccellenze nazionali, avvocati, psicologi, psicoterapeuti, giudici penali, perché dobbiamo cercare di contrastare quei fenomeni sulla rete che minacciano la parte, diciamo, più profonda delle donne, quindi quell'aspetto psicologico. C'è qualche problema forse con il collegamento? Riusciamo a sentire? Ecco, forse ci siamo, Virginia, riesci a sentirci? Ok. Sì, no, io vi sento benissimo, voi mi sentite bene, giusto? Sì, era andata via per un secondo la linea. È andata via di nuovo la linea, ecco sì, ok. Adesso ci siamo, mi pare, vero? No, io sono immobile, sì. Sono ferma nel posto dove sono. È il bello della diretta, non ti preoccupare. Sì. Proprio dicevi prima, hai citato la grande Maria Callas, mi permetto solo di fare puntualizzare che lei non si suicidò, ma lei fu costretta a dimagrire di 36 kg, cioè perché fu attaccata in modo mediatico sui giornali, all'epoca non esistevano i social, quindi non c'era questo modo di aggressivo attraverso i social che abbiamo oggi, da Facebook a
Instagram, però c'erano i giornali e sui giornali lei veniva tacciata di essere troppo grassa, era l'aspetto fisico non era conforme alle tempo, anche all'immagine che lei poteva suscitare. E così lei fu costretta a perdere 36 kg che perse, ma narra la leggenda che fu costretta ad ingoiare il verme della tegna, che era Esatto, una pratica che fu letale, immagino, no? usata a quel tempo. Infatti, dalle modelle, chiaramente non è bello vivere con un verme nell'intestino, nello stomaco, quindi questo provocò dei disturbi, lo fisico, oltre che psicologico, naturalmente. Certo. Cui lei tantissimo, e poi tutto questo si ripercosse sulla sua salute e la portò nel tempo a crisi di depressive. Certo. Posso farti una domanda un po' personale, Virginia, se posso permettermi? Tu sei un'attrice, sei una regista, Certo. nel mondo dello spettacolo ti è mai capitato di diciamo, incappare in fenomeni di body shaming? Guarda, il body shaming nei miei confronti non è mai stato praticato, nel senso che fino ad ora, perché magari che sono età naturalmente, però ho avuto altri problemi di stalking, per esempio, quando giravo la soap opera Vivere, ero sui giornali sempre, tutti i giorni, ho avuto degli stalker che mi hanno minacciata, hanno minacciato sia me che mia figlia, purtroppo. Quindi lo stalking l'ho ricevuto e sono una persona che ha subito troppo violenza fisica e psicologica da parte di un compagno diversi anni fa. Quindi immagino che il tema, Sentirmi? ecco, Sì. il tema della violenza di genere o comunque del tema dei confronti delle donne per te sia molto sentito. Immagino che sia anche per questa ragione che tu hai organizzato questo convegno, no? Cioè verranno trattati tanti temi, non soltanto chiaramente il body shaming, ma anche ovviamente la violenza di genere. Cosa ne pensi di come la società sta affrontando il problema della violenza di genere? Si fa troppo poco, si può fare di più, si fa abbastanza? Abbiamo ancora tanto da lavorare, tantissimo, perché partiti troppo tardi. Considera che i miei problemi sono legati agli anni 90, dove ancora non si parlava di violenza. Oggi, per fortuna, ci sono diciamo, dei sistemi per cercare di arginare, ma abbiamo tantissimo da lavorare. Io penso che, per esempio, uno degli argomenti che bisognerebbe affrontare è il recupero di certe personalità distorte, maschili. Quindi, piuttosto che proteggere la donna in comunità, in gruppi, bisognerebbe lavorare sugli uomini, cioè portare gli uomini in comunità e cercare di recuperare la loro parte interiore minacciata, perché sono tutti uomini fragili, che vengono anche da situazioni familiari, magari simili a quelle che loro perpetrano nei confronti delle loro compagne, o hanno proprio dei disturbi, ecco. Quindi va agito più sull'uomo che sulla donna, oltre a quello che è stato anche poi il messaggio lanciato dall'attuale governo, cioè quello di entrare nelle scuole per aiutare i bambini all'educazione e al rispetto. È un progetto che ne abbiamo da Assolutamente. tantissimi tempi, tantissimo tempo. Quindi bambini, ragazzi, io partirei da un'età più bassa, cioè non tanto nei licei, ma andrei proprio nelle scuole, proprio dei consigli, nelle scuole elementari e medie. Quindi partire proprio dagli anni iniziali. Ecco Virginia, siccome siamo in chiusura, ti va di ricordarci giusto qualche dettaglio del tuo convegno, lunedì 11 dicembre, come si svolgerà la giornata, a che ora si parte? Allora, lunedì 10 dicembre, dalle ore 16 per l'ingresso del pubblico, poi inizieremo verso le 17 perché diamo tutto il tempo per gli ingressi, per sistemarsi, per accomodarsi nella meravigliosa Giulio Cesare del Campidoglio.
Purtroppo c'è qualche problema evidente di collegamento con la nostra Virginia Barrett. Facciamo un piccolo riassunto per chi si fosse collegato in questo momento. Parliamo di body shaming, ma in riferimento ad un convegno che si terrà lunedì 11 dicembre al Campidoglio a Roma. Maria Callas e il body shaming. Molti infatti non potrebbero non sapere che la grandissima diva, una delle più grandi artiste di tutti i tempi, soffrì proprio di essere accusata di non curarsi troppo del suo aspetto fisico, fino ad arrivare al punto abbastanza noto che perse 36 kg proprio per gli attacchi che le furono perpetrati sul suo aspetto fisico. All'epoca non si parlava di body shaming, adesso invece è un fenomeno purtroppo molto diffuso. Ecco Virginia, noi vediamo che sei riuscita di nuovo a ricollegarti, ti volevo ringraziare chiaramente. Dobbiamo fare sì, Elisa, ricordiamo che sarà Purtroppo non riusciamo a presente la fare. grande Katia lì per una Maria. Era Ah! un del come niente, non ci riusciamo. Non Ci sarà. riusciamo con il collegamento. Comunque, ringrazio chiaramente Virginia Barrett per la sua presenza in questo spazio. Troverete tutti i dettagli sul sito internet apposito che vi racconterà bene nel dettaglio il programma di questo convegno che appunto si terrà lunedì 11 dicembre al Campidoglio Maria Callas e il body shaming. Non si parlerà chiaramente soltanto di body shaming, ma anche di un anniversario molto importante, molto speciale, i 100 anni dalla nascita della grande diva, ma si parlerà anche di altri argomenti come il cyberbullismo e chiaramente la violenza sulle donne. Ci fermiamo per la nostra prima pausa. Restate qui in collegamento con noi sul canale 14. Torniamo tra pochissimi istanti, continuando sempre con l'informazione. In diretta ancora qui sul canale 14 del Digitale Terrestre, continuiamo con non solo Roma, l'informazione e l'approfondimento giornalistico. Leggiamo insieme alcune notizie direttamente dal sito di Radio Roma. Molti di voi ricorderanno la storia del giornalista Rai Gianluca Ciardelli che aveva ucciso la moglie nel sonno. Ebbene, l'uomo è stato assolto per infermità mentali. Andiamo a capire bene i dettagli. Nella tormentata vicenda giudiziaria che ha coinvolto Gianluca Ciardelli, noto giornalista Rai, la prima corte d'assise del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza assolutoria in seguito all'omicidio della moglie avvenuto nella Balduina maggio del 2021. La perizia psichiatrica condotta dai medici legali Vittorio Fineschi e Rolando Paterniti ha rivelato un quadro clinico di grave disturbo bipolare maniacale, portando l'imputato a essere considerato totalmente incapace di intendere e di volere al momento del tragico fatto. Gianluca Ciardelli, 63 anni, giornalista e autore Rai, ha già attraversato vicende controverse come l'arresto nel 2019 dopo un episodio nella piazza San Pietro. Tuttavia, la sua vita aveva preso una svolta drammatica con l'accusa di omicidio nei confronti della moglie. La perizia condotta dai medici legali ha delineato un quadro di disturbo, appunto maniacale di gravità estrema, sottolineando l'assenza di copertura farmacologica al momento del tragico evento. La decisione della Corte ha accettato la tesi della totale incapacità mentale di Ciardelli al momento del fatto, ribaltando così le aspettative di una condanna. Il procuratore Antonio Verdi aveva richiesto l'applicazione della massima pena, ma la Corte ha tenuto conto dei gravi disturbi psichici che hanno spinto l'imputato a compiere l'efferato omicidio. La sentenza prevede ora la reclusione e la cura di Ciardelli presso una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La perizia psichiatrica eseguita dai medici ha rivelato particolari inquietanti sulle condizioni mentali di Ciardelli. Il disturbo bipolare maniacale, descritto come gravissimo, ha sottolineato l'assenza di adeguata copertura farmacologica e la falsa testimonianza dell'imputato al suo psichiatra riguardo l'assunzione dei farmaci. Gli esperti hanno evidenziato la maldestrezza e il tentativo grottesco di occultamento degli oggetti utilizzati nell'aggressione alla moglie. Nonostante l'assoluzione, la Corte ha sottolineato l'alta pericolosità sociale di Ciardelli, imponendo la sua permanenza nella REMS anche dopo la sentenza. Il giornalista, noto al pubblico per la sua carriera nella Rai, dovrà ora affrontare 15 anni di reclusione e cure specializzate, lasciando il pubblico a riflettere sul sottile confine tra responsabilità e infermità mentale.
Andiamo invece ora ad Anzio, drammatica vicenda, botte e insulti alla moglie davanti ai figli, perseguitata anche dopo la separazione, quindi un nuovo caso di violenza sulle donne. Picchiata e insultata anche davanti ai figli, un incubo durato, pensate, 25 anni per una donna d'Anzio che non è finito neppure quando ha deciso di interrompere la relazione con il suo compagno 2 anni fa. Ormai ex uomo ha continuato a perseguitarla con condotte violente e pedinamenti dal lavoro a casa, costringendola a dormire dalla sorella. Violenze che la donna ha denunciato facendo scattare le indagini della polizia. Nelle scorse ore, gli agenti del commissariato di Anzio hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dalla GIP nei confronti di un uomo di 58 anni, che non dovrà ora avvicinarsi alla vittima e dovrà rispettare la distanza di 500 metri dai luoghi frequentati dalla donna, con divieto di comunicare con lei e i suoi familiari con qualsiasi mezzo, anche telematico. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, nel corso dei 25 anni trascorsi con la compagna, in più occasioni avrebbe palesato la sua indole violenta con comportamenti aggressivi nei confronti della donna, insultata e picchiata anche alla presenza dei loro 2 figli minori. Circa 2 anni fa, solo quando questi ultimi erano ormai diventati grandi, la donna, che aveva sopportato per tutto questo tempo i comportamenti violenti del compagno, spesso ubriaco tra le altre cose, ha trovato il coraggio di interrompere la loro relazione. Da quel momento l'uomo ha iniziato a porre in essere una serie di azioni vessatorie, con ripetute condotte minacciose e violente contro la sua ex compagna, anche sul posto di lavoro, pedinamenti nei tragitti tra casa e lavoro e messaggi minacciosi, costringendola di fatto a cambiare le proprie abitudini di vita, obbligandola spesso anche a dormire a casa della sorella. Dunque, in questi casi viene applicato quello che viene ormai ben noto codice rosso. Ultima notizia che andiamo ad approfondire insieme, sempre sul sito di Radio Roma, riguarda il blitz degli ambientalisti di Greenpeace che a Roma hanno scalato il Palazzo dell'Eur e hanno calato uno striscione. Uno striscione lungo 10 metri che sventola sul Palazzo dell'Eur, blitz di Greenpeace ieri mattina all'alba a Roma. Gli attivisti acrobati si sono arrampicati sul Palazzo dell'ENI per calare uno striscione con la scritta "Today's Emissions, Tomorrow Deaths", cioè significa letteralmente "Oggi emissioni, domani morti". Inoltre sono state proiettate sul quartier generale della compagnia diversi messaggi, tra cui "Giustizia climatica ora, combustibili fossili uccidono". In contemporanea, altri attivisti e attivisti hanno portato nei pressi dello stesso palazzo un'installazione di 8 metri di lunghezza con il messaggio "Any Legacy Climate Deeds". Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato esposizione che hanno proceduto ad identificare gli scalatori. Quali sono i motivi della protesta ormai ben nota? L'azione si è svolta in contemporanea alla presentazione alla COP28 di Dubai del report "Emissioni di oggi, morti di domani", come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite, della raccolta di pareri di esperti in legge, omicidio climatico, le aziende fossili scamperanno all'accusa. Entrambi gli approfondimenti sono stati pubblicati proprio da Greenpeace, Paesi Bassi. Ci aspettiamo sicuramente altre manifestazioni, altre azioni di protesta da parte degli attivisti. Nel frattempo noi però cambiamo argomento e andiamo sul versante economico, perché a quanto pare il PIL è in lieve crescita, ma per le famiglie purtroppo è ancora allarme risparmio. Nel terzo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del terzo trimestre del 2022, lo rende noto l'Istat. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita i consumi finali nazionali, mentre gli investimenti fissi lordi si riducono dello 0,1%. Le importazioni sono diminuite del 2% e le esportazioni sono aumentate dello 0,6%. I dati sul PIL arrivano in un contesto di preoccupazione da parte delle famiglie per l'erosione dei risparmi legata all'inflazione. Secondo il 57° rapporto Censis sulla situazione del paese, 2 famiglie su 3 prevedono che alla fine dell'anno i loro redditi saranno uguali a quelli dell'anno precedente. Soltanto il 44,1% prevede di riuscire a mantenere gli stessi livelli dell'anno passato. Il 48,5% teme invece di vedere i propri risparmi diminuire rispetto al 2022. Manca pochissimo al 2024, ebbene, proprio nel 2024 l'Unione Europea stanzierà circa 186 milioni per promuovere i prodotti agroalimentari.
La Commissione europea stanzierà 186 milioni nel 2024 per finanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità nell'Unione e nel mondo. Il programma di lavoro intende sviluppare nuove opportunità di mercato, pur tenendo conto delle priorità politiche e dell'analisi delle esportazioni previste verso mercati esistenti ed emergenti. Gli importi disponibili per le campagne selezionate per il 2024 sono suddivisi tra la promozione sul mercato interno dell'Unione Europea e quella dei paesi terzi, con dotazioni rispettivamente di 81 e 85 milioni. Al di fuori dell'Unione, i paesi e le regioni caratterizzati da un elevato potenziale di crescita sono considerati i principali obiettivi della promozione. Tra questi figurano Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore e America settentrionale. Il Regno Unito, che assorbe il 20% delle esportazioni dell'Unione, si conferma uno dei principali mercati per i prodotti agroalimentari comunitari. Uno dei risultati attesi è quello di aumentare il riconoscimento del logo biologico dell'Unione Europea da parte dei consumatori, nonché il consumo di prodotti in linea con il piano d'azione europeo. Un secondo obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei sistemi di qualità e dei prodotti registrati con indicazioni geografiche. Chi ci ha seguito ieri forse ricorderà del nostro primo approfondimento, cioè l'indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita degli italiani e ovviamente i relativi posti in classifica. Però c'è anche un'altra indagine, che è quella condotta dal Censis, che ha detto testualmente: l'Italia invecchia e ha paura del futuro. Un paese senza direzione, che per l'80% degli italiani è in declino, senza aspirazioni e sempre più senza giovani. È l'impietosa fotografia emersa dal rapporto annuale Censis sullo stato di salute dell'Italia e dei cittadini. In particolare, il paese si avvia a un lento declino demografico. In meno di 30 anni, secondo il rapporto, spariranno circa 4,5 milioni di residenti, l'equivalente di due città come Roma e Milano. I giovani sono sempre meno. Nel 2030 i cittadini tra i 18 e i 34 anni saranno appena il 15% del totale. Per il Censis gli italiani sono diventati un popolo di sonnambuli. Non vedono, non costruiscono il futuro, sono ripiegati su se stessi e hanno paura. Passiamo alla cultura, perché inizia proprio oggi la Fiera Nazionale del Libro alla Nuvola, all'EUR Più Libri Più Liberi. Quest'anno incentrata su nomi, cose, città, animali. Vediamo i dettagli. Dal 6 al 10 dicembre torna a Roma Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale interamente dedicata alla piccola e media editoria. La manifestazione, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, come ogni anno si terrà nello scenografico edificio della Nuvola all'EUR. 5 giorni, 594 espositori, più di 600 appuntamenti, raccolti sotto il tema nomi, cose, città, animali. Come nel gioco, ogni autore potrà comporre la propria categoria lessicale perché giocando si comprenda che per essere liberi in una comunità è necessario stabilire e cambiare, quando serve, alcune regole. Tra gli incontri, previsto un ciclo dedicato a Italo Calvino in occasione del centenario della sua nascita. Sempre cultura, ma stavolta musica, perché Fabi, Silvestri e Gazzè torneranno di nuovo insieme al Circo Massimo. Vediamo l'ultimo servizio. A 10 anni esatti da quello che è stato uno tra gli incontri artistici più rappresentativi della musica italiana, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano insieme per un anniversario speciale. I 10 anni del Padrone della Festa. L'album, inciso a 6 mani con uno spirito di vera amicizia e condivisione, verrà festeggiato il prossimo 6 luglio al Circo Massimo di Roma, con una data unica e irripetibile. In scaletta tutti i brani del Padrone della Festa, ma non mancheranno le incursioni dell'uno nei pezzi degli altri, anche in quelli che nel frattempo si sono aggiunti in questi 10 anni. Ci fermiamo nuovamente per pochissima pubblicità, restate ancora qui con noi sul canale 14, torniamo tra pochissimo con il nostro consueto appuntamento del mercoledì, l'approfondimento delle notizie sulla nostra capitale.
Bentornati a Non Solo Roma, come tutti i mercoledì a partire dalle 13.30 il nostro approfondimento giornalistico, la nostra informazione si concentra in maniera specifica sulla capitale. Tre notizie che andremo ad approfondire con la redazione di Roma Daily News tra cronaca, attualità, politica con i consueti, ovviamente approfondimenti e scambi di pensieri che sono sempre molto utili. Bene, io do il mio benvenuto come sempre ad Andrea Felici proprio della redazione di Roma Daily News. Buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno Elisa, naturalmente un saluto ai telespettatori di Radio Roma Television. Grazie per la tua presenza ovviamente costante in questo spazio. Allora, devo dire tre notizie insomma, che ricalcano un po', no? Temi molto caldi in questo momento per Roma. Partiamo purtroppo con il dramma degli incidenti su strada. Devo dire il 2023 è un anno pessimo sotto questo punto di vista perché abbiamo superato anche i numeri del 2022, quindi siamo tornati e forse abbiamo peggiorato anche un po' il livello pre-pandemia, Andrea. Ora tu ci racconterai purtroppo di questo dramma, due morti in incidenti stradali a Roma. Sì, si tratta purtroppo tra l'altro di due incidenti distinti, si tratta di un motociclista e di un pedone, sono avvenuti rispettivamente nella zona di Monte Sacro e nella zona di Monte Mario. Per quello che riguarda il motociclista, secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, il 45enne a bordo del motoveicolo avrebbe perso il controllo del mezzo e a questo si deve la sua morte, e questo perché non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente. Per quello che invece riguarda il pedone, è avvenuto tra l'altro pochissime ore prima dell'incidente del motociclista. Si tratta di un signore di 88 anni che è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Naturalmente sono in corso le indagini per stabilire più nello specifico e con maggiore esattezza e sicurezza quella che è stata la dinamica dei due incidenti, però come tu giustamente hai detto in incipit di questo inizio di collegamento, è davvero un problema molto grave quello che riguarda gli incidenti stradali, e sinceramente insomma credo che vada fatta anche un'opera di sensibilizzazione della popolazione per quello che riguarda il rispetto del codice della strada, perché per carità io non voglio entrare nella specifica dei due incidenti, però se certo, una persona viene travolta mentre attraversa le strisce pedonali è possibile, se non probabile, che magari chi era alla guida del mezzo magari non abbia avuto le giuste accortezze, così come magari la persona che era sulla moto potrebbe aver avuto un'andatura con una velocità magari che superasse il limite. Ecco, noi lo ricordiamo sempre, avere un veicolo di qualsiasi genere è l'equivalente di avere una vera e propria arma a propria disposizione, quindi se non si rispetta il codice della strada si rischia davvero di poter nuocere non solo alla propria salute ma anche a quella degli altri. È verissimo. Io penso che in questo contesto, Andrea, confluiscano più fattori che vanno considerati, no? Purtroppo l'utilizzo degli smartphone è uno dei problemi, secondo me, più importanti, no? Che dobbiamo affrontare in questo momento, specialmente alla guida, perché uno studio ha rivelato che utilizzare lo smartphone anche per 4 secondi mentre si è alla guida equivale a essere quasi, mi sembra, un minuto al buio, cioè in quei 4 secondi può succedere qualsiasi cosa. Ci sono però anche altri fattori da considerare. Molti hanno parlato della poca sicurezza delle strade a Roma. Secondo te è così? Chiaramente Roma non penso che sia una città molto adatta da percorrere in bicicletta, ad esempio, per la poca presenza di piste ciclabili. Poi volevo parlare anche delle buche, insomma, ci sarebbero tante cose da considerare, no? No, in effetti Roma, tra l'altro, voglio dire, Roma è fondata proprio sui famosi Sette Colli, quindi non è esattamente una città che si sviluppa in pianura. Naturalmente le situazioni che possono influire sugli incidenti stradali sono davvero tantissime, tra cui anche la fatalità, perché soltanto in un mondo ideale non ci possono essere incidenti. Però quello a cui facevi riferimento tu è assolutamente vero, perché se c'è sicuramente un po' di imperizia, magari una non esatta applicazione del codice della strada o rispetto del codice della strada, ma magari lo stesso manto stradale di Roma, lo ricordiamo, è estremamente ha estreme difficoltà. Tra l'altro molte volte anche le piste ciclabili nelle intersezioni con
le strade che vengono percorse dai veicoli, insomma, lasciano un po' a desiderare. È tutto molto pericoloso a Roma e di questo prima o poi bisognerà, su questo prima o poi bisognerà metterci le mani, perché certo, è davvero, se noi ci pensiamo, quanto può, tra virgolette, essere stupido perdere la vita per un incidente stradale, per essere stato allo smartphone piuttosto che magari perché in quel momento c'era una buca, insomma. Vero, verissimo. Andiamo poi a toccare il secondo argomento di oggi, Andrea, che è una piaga che sembrava si fosse diciamo acquietata negli ultimi anni, invece purtroppo non è così, cioè quello della merce contraffatta che viene messa nel mercato, no? Che può essere in alcuni casi anche pericolosa. In questo caso è stata arrestata una coppia a Roma. Sì, diciamo che da questo punto di vista purtroppo non aiuta lo sviluppo che hanno avuto in questi anni i social network o comunque la vendita online. È stata arrestata una coppia che mediante appunto piattaforme online vendeva merce contraffatta. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, che ha notato online degli annunci di vendita di orologi, di abbigliamento, tra l'altro anche di accessori per la telefonia, di note marche produttrici. Presumibilmente si tratta di tutta merce contraffatta. Addirittura il giro di affari di questa coppia sarebbe stato intorno ai 400.000 euro. Quindi non poco. Dicevo prima di diciamo, una bella cifra, una bella somma. E tra l'altro, come dicevo prima, sono stati oscurati addirittura degli account di social network. Questo proprio perché è un veicolo sul quale bisogna stare molto attenti. Quindi attenzione a compiere degli acquisti online. Naturalmente l'ipotesi di reato per la coppia è quella di commercio di merce contraffatta, e tra l'altro questa operazione della Guardia di Finanza rientra in una più grande azione che contrasta il fenomeno della contraffazione, perché ricordiamo che la contraffazione non solo è una truffa, ma va naturalmente ad alterare le regole della concorrenza leale e a tutto svantaggio magari di quegli imprenditori onesti. Quindi bene fa la Guardia di Finanza ad essere attenta. Devo essere sincero, dovremmo essere attenti anche un po' tutti noi. Vero, verissimo. Abbiamo qualche, diciamo, qualche accortezza per far capire che si tratta di un prodotto contraffatto, Andrea? Perché ci sono alcuni prodotti che, secondo l'immaginario comune, sono fatti talmente bene, a Roma si dice che neanche te ne accorgi. Guarda, per quello che riguarda l'online, alcuni indizi possono essere il prezzo rispetto... No, è estremamente difficile, però può essere il prezzo particolarmente vantaggioso se si tratta di un brand di prestigio o addirittura un brand di lusso. In realtà bisognerebbe, secondo me, andare a privilegiare quelle che sono delle piattaforme di e-commerce note, perché poi alla fine, affidabili. Se tu stai in una piattaforma nota, è più affidabile. Acquistare da privati, insomma, dietro potrebbe nascondere delle truffe, anche perché quando tu acquisti online hai esclusivamente una foto per poter avere idea di quello che vai ad acquistare, e questo purtroppo è una situazione sulla quale bisogna veramente stare molto attenti, perché poi va a incidere tra l'altro anche sull'economia in generale in un paese. Io prima vedevo con grande attenzione il servizio che avete mandato in onda, dove diciamo l'aspetto economico non è sicuramente in questo momento tra gli aspetti verissimo, più positivi. Verissimo, poi cerchiamo comunque di privilegiare i piccoli artigiani, no? Che purtroppo stanno anche sparendo, c'è da dire anche questo. Questa è un'altra problematica di Roma, no? I negozi storici che stanno chiudendo i battenti e purtroppo non riapriranno più. Anche quella è una trasformazione sociale importante da tenere in considerazione, secondo me. Andiamo ad approfondire l'ultima notizia insieme, Andrea. Qui devo dire tema caldissimo, no? Perché mi sembra evidente che l'amministrazione capitolina non vuole ripetere gli errori dell'anno scorso durante il periodo delle festività natalizie, e quindi mi sembra di aver capito che ha potenziato il piano rifiuti per Natale. Esatto, proprio così. Si tratta naturalmente del piano di AMA in coordinamento con Roma Capitale per far fronte a quello che fisiologicamente sarà un aumento della produzione dei rifiuti nelle festività natalizie. Il piano è stato presentato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall'assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, nonché dal presidente e dal direttore generale dell'AMA rispettivamente Daniele Paci e Alessandro Filippi. Si tratta di
tra l'altro hanno anche comunicato che c'è stato un potenziamento del servizio standard che è già iniziato, è partito il 20 di novembre e si concluderà il 7 di gennaio, ma c'è anche un piano di presenze nelle giornate festive, un potenziamento dei servizi rivolti a utenze non domestiche, quindi a tutte quelle utenze commerciali che producono naturalmente soprattutto sotto le feste molti rifiuti. Addirittura ci sarà il potenziamento dei centri raccolta, quelli dove si possono portare i rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e i rifiuti speciali. Questo è davvero molto importante perché se il tema dei rifiuti a Roma è da sempre, purtroppo, anzi da troppo tempo, un tema di grande attualità, questo naturalmente si avvalora ancora di più nei momenti di festa, dove naturalmente vuoi per un maggior consumo, vuoi perché ci sono anche tanti turisti a Roma in queste situazioni, naturalmente si deve far fronte ad un aumento dei rifiuti nella città. Beh, speriamo che con questo potenziamento di piano le cose andranno meglio quest'anno, Andrea, perché l'anno scorso insomma abbiamo dovuto assistere a delle scene non proprio piacevoli per la nostra città, no? Poi ci sono anche delle conseguenze poi collaterali, se pensiamo ad esempio ai cinghiali, no? O agli animali selvatici che chiaramente prendono d'assalto la capitale poi, no? Negli ultimi anni a Roma si potrebbero aprire degli allevamenti spontanei di cinghiali, sembra incredibile, se noi l'avessimo detto qualche anno fa ci avrebbero preso per pazzi, ed è proprio così. Poi naturalmente questo è vero durante le festività natalizie, è altrettanto vero magari durante l'estate e poi per problemi salutari, per problemi sanitari, durante l'estate è un problema ancora maggiore. Speriamo che finalmente questa amministrazione riesca laddove tutti gli altri nei decenni precedenti hanno fallito, vale a dire fare di Roma una città dove almeno il servizio rifiuti funziona, anche perché ricordiamo che le tasse che i romani pagano sia per le utenze residenziali sia per quelle commerciali a livello di AMA sono importi davvero grandi e sarebbe il caso che l'amministrazione si occupasse di far bene il proprio lavoro almeno da questo punto di vista. Sono tra le più alte d'Italia, Andrea, e quella forse il fattore che ci fa un po' rimanere basiti, no? Per un servizio che il più delle volte è un po' insomma fa acqua da tutte le parti, no? Spesso. Bene, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, ti ringrazio di cuore per la tua presenza in questo spazio, ci ritroviamo ovviamente sempre la settimana prossima, sempre a partire dalle 13:30. Grazie Andrea e un buon proseguimento allora. Grazie a te Elisa, un saluto a te, un saluto naturalmente a tutti i telespettatori di Radio Roma Television, alla prossima settimana. Grazie. Chiaramente prima di chiudere ricordo ai nostri telespettatori che Roma Daily News è quotidianamente aggiornato con tutte le notizie di cronaca, attualità e politica che riguardano la nostra capitale. Ci fermiamo nuovamente per la nostra pausa, restate ancora qui con noi, torniamo tra pochissimi istanti. Bentornati a Non Solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Passiamo alla cultura, perché ci sono due grandi classici della letteratura che potremmo definire senza tempo, Dante e Shakespeare, che sono al centro del progetto Connessioni, classici e nuove performance, previsto per il biennio 2023-2024. Si è partiti e si sta procedendo tuttora con una fitta serie di appuntamenti, talk, di dibattiti, incontri che avranno al centro chiaramente il nostro genio tutto italiano Dante. Dal 26 novembre scorso è partita questa serie di appuntamenti che si protrarrà fino al 16 dicembre in diversi spazi del 12° municipio di Roma. Si discuterà non soltanto chiaramente della straordinaria figura letteraria di Dante, della sua celebre commedia, ma anche della lingua, e verranno coinvolti giovani ragazzi, studenti e istituti appunto scolastici. Senza anticipare nulla, vorrei che ci raccontasse tutto il direttore artistico di questo progetto Connessioni, Gino Auriusio, che è il nostro ospite qui oggi in collegamento video. Buongiorno direttore, ben trovato. Buongiorno a lei e grazie per l'ospitalità. Bene, la presentazione insomma già ha raccontato tanto. quindi su Dante ci sarebbe molto da dire. Oh, tantissimo. Però il cappello iniziale è perfetto perché noi abbiamo partecipato a questo questo bando del Comune di Roma che si chiama Cultura in Movimento. La risposta a questo bando noi l'abbiamo data attraverso questa connessione appunto tra i classici
e le nuove performance. Noi per nuove performance intendiamo i nuovi linguaggi, che possono essere quelli del teatro, possono essere quelli della letteratura, possono essere quelli di incontri tematici e di workshop. Quando abbiamo pensato a questo progetto insieme con Paolo Pasquini, che è il direttore artistico, il co-direttore artistico insieme a me, Paolo ha lanciato l'idea di Dante, perché lui è un dantista da 14 anni in un festival dantesco, e io ho raccolto subito questa suggestione, perché, insomma, come ha detto benissimo lei, il nostro genio italiano che ci invidiano in tutto il mondo va sempre onorato. Però noi lo abbiamo anche un po', lo tradiamo durante questo progetto. Perché? Perché, insomma, sono passati 700 anni dalla sua morte ed è giusto renderlo sempre, per quanto lui sia universale e quindi attuale, è giusto anche, come dire, contaminarlo. Lui è contemporaneo, ma noi l'abbiamo contaminato con varie attività. E quindi questo, diciamo, sostanzialmente abbiamo fatto. E, un Contaminato, progetto che... posso chiederle in che modo, Gino? Sì, assolutamente. Allora, abbiamo, per esempio, le parlo subito del prossimo appuntamento, che sarà il 10 dicembre a Largo Ravizza, è un luogo storico del XII municipio sulla Gianni Colenze. Ecco, tra le varie cose ci sarà una caccia al tesoro. Che cosa è stato fatto? Sono state realizzate de delle opere da parte di Marco Miccoli, e queste opere sono dei cartonati. Ecco, attraverso un QR code si può inquadrare quell'opera, e quell'opera a un certo punto si anima. Wow. Immagino che ai tempi di Dante questa cosa non era possibile, e quindi noi l'abbiamo contaminato in questo modo. Un'ulteriore contaminazione che abbiamo fatto attraverso il mimo corporeo, che è una disciplina che tratta benissimo Michele Monetta, che è uno dei più, diciamo, degli allievi di Degru, ed è uno dei maggiori maestri riconosciuti oggi a livello internazionale di mimo corporeo. Michele fa un esperimento, parte dalla porta dell'inferno di Rodin e Sì. ci innesta appunto il corpo dell'attore, il mimo corporeo. Quindi anche questo è una contaminazione. Quindi Dante diventa anche una suggestione per tante cose. Ieri, per esempio, siamo stati in un centro anziani e sono stati presentati una marea di libri scritti anche sull'oggi e come Dante fa parte del nostro linguaggio dell'oggi. Noi diciamo tante cose, che per esempio far tremare i polsi, no? Questo l'ha scritto Dante nella Commedia. Però noi oggi lo utilizziamo e Assolutamente. spesso non lo sappiamo. O ad esempio, a me viene sempre in mente questa piccola parola, sembra una bolgia per intendere che c'è molto baccano. Le bolge erano delle componenti dell'inferno dantesco che letteralmente in realtà significano borsette. Ora bisogna capire in che accezione poi Dante lo usò nel 1300, però tantissime parole che lui utilizza, ha utilizzato, sono tuttora attuali e magari noi non lo sappiamo, no? Le utilizziamo senza saperlo, Assolutamente. ecco, quindi è super attuale, ma anche nel suo, penso, nel suo discorso politico, nella sua visione politica, purtroppo molto attuale. Penso che questo progetto sia molto interessante, Gino, perché va a coinvolgere i giovani studenti, che purtroppo forse la scuola si sta un pochino allontanando da Dante. C'è questo rischio? Allora, guarda, io questo non te lo so dire, però immaginando che questo possa accadere, noi abbiamo pensato di andare al Liceo Morgagni Esatto. e portare due cose molto molto belle che abbiamo già fatto, perché il progetto, come ti dicevo, diamoci del tuo a questo punto, se ti va, Certo, come ti assolutamente. dicevo, è nato è già in Fieri, quindi abbiamo iniziato il 26 dicembre. Siamo stati al Liceo Morgagni, abbiamo fatto due attività molto belle. Una, c'è stata una descrizione fotografica della Vannicola, che poi in questi giorni è in esposizione. Quello che ci ha raccontato in questi giorni è in esposizione al Maxi, quindi se per caso volete andare anche al Maxi a vedere la sua esposizione fotografica e la sua mostra fotografica, ci ha raccontato un po', diciamo, il suo punto di vista attraverso il suo linguaggio, che è la fotografia, come lei vede Dante oggi, come lo pianta nell'oggi. Ha fatto una serie di fotografie con degli attori a Tolfa. E devo dire la verità, sì, ha tracciato proprio un'ambientazione molto dantesca, o almeno per quello che è l'immaginario collettivo. E poi abbiamo immaginato una lezione magistralis su
con Giuseppe Manfredi su Pia dei Tolomei, che è Beh, wow. questo personaggio che viene nel quinto canto del Purgatorio, viene trattato soltanto per una terzina, però poi si scopre un Beh, mondo. perché il quinto canto è molto incentrato su due personaggi un po' più celebri forse di lui, Eh però no, io sto chiaramente parlando dell'inferno. Perdonami, ti sto parlando del purgatorio, non ecco. Ah, dell'inferno. scusa, ho capito Eh male io. no, del purgatorio, no, del purgatorio. E, dove Pia dei Tolomei viene citata soltanto alla fine di questo, come una terzina finale. Però anche lì, come dici, si apre un mondo, perché è un fatto di cronaca, insomma, viene ammazzato, è un fatto di cronaca, e Dante da lì, come dici, ci costruisce il suo immaginario, il suo mondo. E l'abbiamo portato all'interno delle scuole perché pensiamo che sia giusto e opportuno che i ragazzi approfondiscano oltre a quello che già fanno. Magari avranno dei professori meravigliosi, però un approfondimento è fondamentale. Quindi, ritornando alla tua domanda, io non so se si è perso Dante, però andare lì a sottolineare alcune cose fa bene, ecco, proporre anche degli altri punti di vista. Io so, tra le altre cose, che questo progetto va a concentrarsi molto anche sulla lingua, è corretto, Gino? Sulla lingua, diciamo, Cioè, nel senso dantesca? come, sì, la lingua dantesca, tu prima ci parlavi di contaminazioni, no? Dicevi anche un po' come il linguaggio è cambiato nel corso Sì, dei secoli. È importante, penso, anche questo, no? assolutamente sì, io parlavo del linguaggio come forma espressiva e sappiamo benissimo che le forme espressive ormai sono tantissime e noi abbiamo deciso di attraversarne qualcuna, esempio la fotografia, come ti dicevo prima, esempio il teatro, esempio la letteratura, esempio invece i nuovi linguaggi che i nostri ragazzi capiscono tantissimo, Esatto. sono le tecnologie. Sì, verissimo. Che io francamente mi trovo nella generazione di mezzo, ma spesso non capisco. Quindi forse avrei bisogno anche io un po' di una lectio magistralis, no? Nel 2024, invece, giusto per ecco, chiudere, visto che abbiamo poco tempo a disposizione, mi sembra di capire che questo progetto Connessioni sarà invece concentrato su un'altra figura, penso, storica, insomma, della letteratura mondiale, stavolta cioè Shakespeare. Sì, assolutamente sì, perché come dicevamo il bando è biennale, quest'anno l'abbiamo incentrato su Dante, l'anno prossimo su Shakespeare. Abbiamo avuto la fortuna che l'avviso pubblico chiedeva di scendere nei dettagli di Dante, ma ci lasciava spazio su Shakespeare. Quindi noi adesso Shakespeare, chiuso questo, lo costruiremo, però andremo sempre su questo solco del racconto che ti ho fatto su Dante, quindi sulle contaminazioni, e lì ce ne sono ancora di più, È Lì ci vero. divertiremo ancora tantissimo perché, come sai benissimo, avendo trattato tantissimo il teatro Shakespeare, diciamo, è il maggior drammaturgo, almeno per ciò che mi riguarda, dai suoi tempi fino ad oggi, ci divertiremo ancora tantissimo. Oltre alle sperimentazioni che sono già state fatte, noi ne faremo ancora tante altre. Quindi io spero l'anno prossimo di essere qui in questa trasmissione e di raccontarti cosa abbiamo fatto per Shakespeare. Assolutamente, mi farebbe molto piacere, quindi insomma tienici aggiornati su tutto il progresso di questo progetto, davvero incredibile, i nostri migliori complimenti chiaramente. Allora, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, Gino, ma vorrei che insomma tu ricordassi ai nostri telespettatori il prossimo appuntamento qualora vorressero partecipare. Allora, noi saremo il 10, domenica 10, dalle 10 alle 13 al Largo Ravizza, con una serie di attività, tra le quali anche quelle che ti ho citato prima. Il tempo sembra sia buono, quindi venite, farà un po' freddo, ma staremo bene e ci divertiremo con Dante. Ci si copre, ci si scalda con Dante, ecco, perfetto. Grazie davvero, è stato un piacere. Grazie a te e grazie ai nostri ascoltatori. A presto. Bene, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, sempre in diretta qui sul canale 14 del Digitale Terrestre, per un nuovo appuntamento di non solo Roma, tutta l'informazione che riguarda la nostra capitale, ma anche la nostra Regione Lazio. Grazie a tutti voi per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata ancora qui sulle nostre reti. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.